Eccomi ragazzi, finalmente sono qui in questo nuovo test mode, sempre mod che riguardano il contest, quindi come sempre link e descrizione di ogni mod. In questo modo qua sono presenti solo nel contest, quindi da là le prendo, quindi basta che andate là e le scaricate direttamente. O se no tramite il menu iniziale del gioco andate su mod e trovate contest e scaricate da lì direttamente. Non ci sono per console perché semplicemente questo contest qua riguarda solo il computer. Quindi non potete avere mod per console perché ovviamente le console sono limitate. Potete pretendere di avere sempre tutto anche per console. Non è che se avete pagato 70 euro per un gioco avete diritto alle mod. Le mod vanno modificate in base a cosa le usate. Cioè per cosa le usate. PC, Xbox, PlayStation, bisogna modificarle, se no dopo avete problemi, rogne, lamentele varie, eccetera, eccetera. Questo qui è stato creato da STV Modding e Red Wolfgang, questo 140/90. E a mio giudizio è l'unico Fiat 140/90 o diciamo Fiat in generale, senza nulla togliere al 110/90 che presenterò un'altra volta. Questo qua è l'unico Fiat fatto in modo decente. Decente a livello di dirt, infatti come vedete l'ho usato per 3,3 ore, quindi è bello onto, tutto bello sporco, gomme, cerchioni, cofano, tutto quanto, quindi è bello sporco onto. E a vedere anche all'interno qua è sporco anche dentro, a vedere. Guardate, è fatto molto bene, c'è da dire, cioè non ho nulla di cui lamentarmi. Adesso le do una pulitina e ci vediamo direttamente al negozio per far vedere un po' come è personalizzabile. Poi eccolo qua, tutto bello lucidato, ben lavato, gomme e tre bocchettiamo 800. L'assento vedete che è fatto molto bene. Tutto quanto con canette idrauliche, cilindri idraulici per lo sterzo, scaletta, targhetta identificativa, cofano, tutto quanto, filtro basso, scarico, fari e tutto, vedete? Tutto ben collegato, niente di messo a casaccio. Vedete anche sul levatore qua posteriore è ben fatto, tutto ben curato, ben colorato con i colori Fiat, serbatoio del carburante. Vedete tutti quanti i fari, qua è frecce, stop, eccetera, targa, fari. È tutto, niente da dire, ben fatto. Adesso vediamo la configurazione che potete fare. Allora, potete ad esempio mettere le luci di lavoro extra, senza luci di lavoro, quindi è solo fari normali, vedete, non ha neanche i fari, zero proprio, né davanti né dietro, mentre potete aggiungerli andando qui. Scusate se lagga, ma è fraps con piccoglioni. Potete scegliere anche le Pirelli TM800, Michelin XM108, Trelleborg, adesso vediamo le Michelin. Eccole qua, vedete? Cambiano le gomme. E adesso proviamo le altre, le Pirelli, che hanno la scritta, sì, ecco qua, hanno la scritta Pirelli. Sono solo a livello estetico, non è che cambia qualcosa se cambiate gomme o no, è solo per vostro gusto personale. Se volete avere le gomme Michelin, Pirelli, Trelleborg. Antenna sul peso, filtro alto, non lampeggianti. Vediamo il filtro alto. Praticamente a mo' di Fiat 180/90 che ha sempre questo filtro alto. E anche questo coso che non so cosa cacchio sia. Ma comunque questo coso qua, questo tubo qua che vedete, e questo filtro alto serve per fare in modo che i gas di scarico, scusate, entrano per questo tubo qui e grazie a questa spinta dei gas di scarico tengono pulito il filtro dell'aria che è messo così in alto apposta per evitare il fumo, roba così, la polvere, ecco, in poche parole. Avete, va bene, non lampeggianti, antenne sul peso, parafanghe allargate, vediamo di là. Ecco qua, vedete, filtro basso e scarico normale. Poi avete, vabbè, parafanghi largati con un lampeggiante, parafanghi largati con un lampeggiante, potete avere un lampeggiante, vedete, là così, e senza parafanghi, vedete, avete solo il parafango di ferro qua, non avete il coso di plastica allargato. Due lampeggianti e parafanghi largati. Ed ecco qua, parafanghi allargati con nessun lampeggiante, e io voglio mettere anche il lampeggiante, quindi cosa faccio? Antenna sul peso, antenna sul peso, filtro alto, non lampeggianti. Sì, ma io vorrei
lampeggianti. E però non avete i parafanghi allargati e questa è una bella rottura di balle. Magari si potesse fare anche una V2 dove magari possono aggiungere sia i parafanghi che i lampeggianti. Non ha il C esterno, quindi se voi volete salire dovete praticamente premere il tasto E e salite. Quindi anche il sound, tanto potete disattivare o abilitare la sospensione della cabina, tanto mi impapero. Notate anche il tubo di scarico che si muove. Passiamo all'IC, allora avete l'IC, con barra spaziatrice potete mettere il cofano. Ci sono due opzioni. O potete fare nascondi apri il cofano, cioè nel senso che il cofano sparisce e ciccio lì si apre il cofano e scompare, quindi non lo vedete più. O se no avete l'opzione di cavare il cofano, le paratie qua, ma di averlo anche a lato, vedete? Praticamente qua avete solo nascondi apri il cofano, che invece avete nascondi il cofano. O lo nascondete e il cofano è aperto, se no lo aprite e lasciate la paratia qua così. Vedete anche il segno di distribuzione, vedo il radiatore, il turbo, tutto quanto, tutto che si muove, quindi ottimo. Fate anche la stessa cosa anche nell'altra parte del cofano, vedete? Tadà, io posso avere le mie paratie qua, posso anche andare avanti, tanto non cadono né niente. Sull'estetico. Poi con Z potete aggiungere il peso, con Z, tac, vedete, viene fuori l'antenna sul peso. Premendo varie volte Z potete aggiungere i pesi, mentre con X potete toglierli. Z aggiungete ancora, 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 avete la doppia zavorre da 1800 kg, invece se volete diminuire fate XXXX, a posto, si cava tutto quanto, vi lascio il peso. E rimettiamo il cofano, due cofani con le due paratie, e voilà, perfetto, tutto a posto, sì, boh. Altri ci avete le porte, qui vedete potete aprire le porte. Potete aprire anche qui, anche qui, e qui e qui, là, vedete, tutto bene aperto, tutto bene arieggiato. Poi un'altra cosa che ho notato è che c'è un problema. Allora, ho parlato con Gaming Evolved e mi ha detto che, a parte che ho detto che c'era questo problema qui, praticamente il problema in cosa consiste? Consiste che quando voi usate il trattore con la tastiera, le leve qui si muovono, vedete? A parte che intanto, allora, vedete, io premo, mi fa l'acceleratore a mano, che è questo qui che vedete, questo qui, va giù, quindi voi accelerate. Però cosa succede? Vedete che se io premo, mi fa che l'acceleratore qua si alza e i freni si abbassano, cioè praticamente il trattore frena. Ho chiesto il problema, questo qua mi ha detto che allora lui usa il joystick, ho chiesto a Vitalista Fan che sarebbe STV Modding, cioè Gaming Evolved, mi fa che praticamente lui usa il joystick e quindi questo problema non c'è. Per chi usa la tastiera c'è questo problema qua, c'è un conflitto dello script, cioè rileva che è al contrario, rileva che voi state frenando quando in verità voi state accelerando, mentre quando voi andate in retromarcia e le leve che voi state frenando, cioè è un po' incasinato lo script, ma comunque dovrebbe sistemarlo, quindi speriamo bene. Adesso qua chiudiamo un po' di roba, ah sì, c'è anche giusto il lotto superiore, potete agganciare il tettuccio qui se avete caldo. Adesso chiudiamo tutto quanto, se no qua entra aria calda e già fa caldo, non voglio mica crepare. Attacchiamo sul clima. Niente, ho provato con aratri, ho provato a arare, fresare, tutto e va benissimo, nessun problema. Con la moralistica vedo che dà problemi, nel senso problemi realistici, che quando voi arate l'arato tende a portarvi dentro il solco. Un'altra cosa, premendo Shift, che sarebbe il tasto sopra il Ctrl di sinistra, Shift E, uscite direttamente dal trattore, vedete che c'è l'animazione dove praticamente lui spegne il motore e voilà, scende. Sì, è un po' sistemare l'animazione perché ovviamente ogni trattore ha la propria animazione, quindi non si può sempre fare bene. Entra nel veicolo, abbiamo Shift E, apre la porta e sale sopra, si arrampica, tac, tac, e
E voilà. Cioè, il problema è che l'animazione dell'entrata è migliore dell'uscita. Però vabbè, comunque è una V1, quindi bisogna sistemare un po' di cose. Può capitare. Come può capitare anche per il fatto della terra italica. Fari, tutto quanto, vedete tutto ben illuminato anche all'interno, vedete tutto. Poi vedete allora quando io, ad esempio, sto andando avanti e indietro, vedete che ci sono le spie che si illuminano, i giri che salgono e tutto quanto. Temperature dell'acqua, sound, sentiamo anche il sound in accelerazione. Sentite che ha un ottimo sound, veramente ben fatto. Adesso vado in campo e faccio vedere un po' come si comporta in aratura. Ovviamente con varie arature, 2-3 vomeri. Eccomi qui in campo, ho messo questo bivomere dell'erbo che è un entro e fuori solco e se vedete che si sposta è perché colpa dell'aratro che vibra. Vedete, cioè, questo qua va bene, trovate anche in descrizione, metterò il link dove c'è il video del test modello dell'erbo perché sono degli arati che trovate anche su Modostri, quindi se vi interessa andate a vedere. Arato Pesucchia un po' e non so se derivi dal fatto che abbia la Murrealistic qua, che ho messo la Murrealistic quindi dovrebbe darmi un po' di lesma in più per quanto riguarda il peso e l'accelerazione e tutto quanto. Comunque vedete che ha un peso, poi proverò anche senza Murrealistic a vedere se è una cosa che dipende da quello o anche dal gioco, perché diciamo che gli armor sono fuori solco quindi pesano un pochettino. Vediamo qua di metterli a lavoro, se no un pochettino mi impenna con niente. La pensa urrata dovrebbe andare meglio, sì dai. Vediamo, poi faccio vedere anche un pochettino come si comporta in aratura. Abbassiamo il bestione qua, l'aratrino. E niente, vedete che vado dritto però tende sempre a spostarmi. Sono moto che sono fatte peggio, molto peggio. Eppure l'hanno messo lo stesso nel contest. Allora, concludendo, la moto è fatta molto molto bene, niente da dire. Se facessero anche un 180/90 salterei come un dannato. Perché sarebbe l'unico 180 fatto bene. Però questo qua non nulla da dire, ben fatto. E complimenti a STV Modding, a Red Wolfgang, che metterò il loro link in descrizione delle loro pagine Facebook. Così potete dare un'occhiatina a quello che hanno fatto di questo, per questo Fiat. Come sempre ascoltate il video, link in descrizione come l'aratro, come il video dell'aratro, come le loro pagine Facebook e basta. Alla prossima, ciao ciao!